E buonasera Stormo, rieccoci con il nostro ormai solito appuntamento su Pagan Storm Radio. Benvenuti alla nostra ormai quindicesima rubrica, quindicesima puntata. Questa è sempre La gente deve sapere, io sono come al solito il vostro Teo. Settimana scorsa era lo speciale sui Vindir e quindi vi abbiamo parlato giustamente di un disco dei Vindir, vi abbiamo parlato di 1184, quindi abbiamo parlato di un disco del passato, un grande disco del passato, un grande capolavoro del passato. Stasera invece vi parlerò di un disco nuovo, appena uscito, uscito un mese fa, un paio di mesi fa, che oltre ad essere un disco nuovo, quindi una novità, è un grande ritorno, perché sto parlando dei tedeschi Imperium, nati, per chi non lo conoscesse, nel 1994 ad Endungen, in Bavaria, scioltisi successivamente nel 2006 per poi invece riformarsi nel 2010. Appunto, se siamo qui a parlarne oggi come un disco nuovo, significa che i nostri hanno deciso di riformarsi e di continuare a fare la loro grande musica che li ha sempre distinti durante la loro carriera. I nostri debut si fondano appunto nel 1994, come vi ho detto, ma debuttano solo nel 1996 con A Winter Sunset, seguito nel 1997 da Songs of Moor and Misty Fields, nel 99 da Where at Night the Woodgrouse Plays e nel 2002 da Wayland, disco che fino al 2009 pareva essere l'ultimo capitolo, l'opus conclusivo del gruppo tedesco. E invece i nostri si sarebbero poi riformati appunto nel 2010 per darci, dopo 4 anni, ovvero quest'anno, il loro quinto disco, il loro quinto disco in studio sulla lunga distanza, che si intitola The Turn of the Tides, ed è il disco di cui appunto parliamo questa sera. Atteso successore di Wayland dopo, pensate, ben 12 anni. Anni in cui nel frattempo il nostro Marcus si è dedicato principalmente al suo altro progetto, Gothic Doom, che si chiama The Vision Bleak, altro gruppo valido, ve lo consiglio se non lo conoscete, dateci un ascolto. Disco che si apre con un pianoforte delicato, che appunto ci introduce al nostro platter con la delicatissima Savior, con un'alternanza di emozioni grandiosa, come tra l'altro in tutto il disco. Queste emozioni spesso anche contrastanti le troveremo in tutto il disco. Abbiamo da una parte eleganza e delicatezza, come appunto l'introduzione di pianoforte, mischiate alla maestosità dell'orchestrazione e degli arrangiamenti che si sentono poi per il resto della traccia. Il tutto supportato quasi sempre dalle due voci baritonali di Marcus e di Thomas, che cantano entrambi, e strutture di solito semplici ma veramente molto efficaci. Segue come seconda traccia Dead Winter Ways, che tra l'altro fu scelta come singolo poco prima dell'uscita del disco. Tiene il mood del pezzo precedente e sostanzialmente del resto del platter, come vi dicevo, ma se possibile ancora più cupo ed intimistico. Tra l'altro è l'unica traccia a presentare delle harsh vocals ogni tanto, azzeccatissime, e tra l'altro ha come brano una struttura vagamente più somigliante a dei loro vecchi pezzi della prima parte di discografia, quella più metal. Mi sono dimenticato di dirvi che nella prima parte di discografia, nei primi due dischi, i nostri si sono per lo più di metal, o meglio, hanno sempre mischiato un sacco di elementi nella loro musica, ma la prima parte di discografia è più prettamente metal, tra virgolette, mentre gli ultimi due dischi, e anche questo sentirete, sono molto più acustici, molto meno metal, appunto. Appunto, stavo dicendo, questo è l'unico pezzo a somigliare vagamente alla loro vecchia parte di carriera, a prendere a piene mani dalla prima parte di carriera. Infatti troviamo appunto questa Dead Winter Ways che somiglia vagamente a una vecchia Mourners, per esempio, tratta dal secondo disco, staccandosi quindi anche dal predecessore Wayland del 2002. È un caso non isolato, non totalmente isolato all'interno del platter come struttura in generale,
Per esempio, anche la successiva In the Gutter of the Spring presenta un crescendo di emozioni e di strumenti che culmina con chitarre distorte in tremolo picking, mai da metal estremo, non cercate del metal estremo in questo disco, però rimane pur sempre un pezzo fondamentalmente dalle ritmiche gothic doom, dalle ritmiche molto più lente, molto più sognanti, molto più introspettive anche. Gothic Doom della miglior scuola, come ci hanno sempre abituato i nostri fin dal debutto del 96. Segue The Days Before the Fall, che tra l'altro è la traccia che vi passeremo poi stasera per farvi gustare un po' il disco, ed è quella che presenta forse più elementi sognanti e folcloristici, garantite da orchestrazioni, fiati e chitarre acustiche che fanno un po' da padroni della scena in questa traccia. Prima dello stacco invece di chitarra distorta, in crescendo, con un climax ascendente e percussioni dal sapore quasi tribale. We Are Alone è la canzone che segue di Days Before the Fall ed è forse la canzone più triste e romantica del Platter. È una canzone che per certi versi, per la struttura caratterizzata da unicamente da pianoforte, voce baritonale e da qualche orchestrazione ogni tanto, ricorda alcune cose dei Dead Can Dance, ed è veramente molto particolare, io l'ho apprezzata moltissimo. Segue With the Current into Grey, che riprende il mood dei primi pezzi che aprono il disco e di alcune cose, ad esempio di Songs of Moore del 1997. Ritroviamo appunto chitarre un filino più marcate, sempre non tendenti al metal estremo ma comunque distorte, e un mood tendenzialmente più triste, più malinconico, piuttosto che invece più naturalistico, come si poteva trovare ad esempio in Wayland. Chiude il disco la title track, posta appunto in chiusura, e ci accompagna verso la fine con arpeggi tristi e malinconici, e la solita eleganza del nostro duo, del nostro combo tedesco. Eleganza veramente come pochi, e una struttura, come dicevo prima, semplicissima ed efficace, con gli elementi che ci portano appunto verso la fine del disco sono alternanze di chitarra elettrica soffusa, voce grave e sognante, e infine chiudono il disco Rumori di onde. Niente che dire, io ovviamente vi consiglio il disco, altrimenti non avrei parlato stasera. Il disco è prodotto benissimo, come ormai si addice a un gruppo di esperienza come gli Empyrium. Un ritorno che assolutamente non ha tradito tutta l'attesa, che non è stata poca per i fan del combo tedesco. Ma il pezzo che noi vi passiamo stasera è The Days Before the Fall. Noi ci risentiamo come ogni settimana mercoledì prossimo, sempre qui su Pagan Storm Radio. Se avete voglia di risentire, perché magari vi siete persi qualche puntata della nostra rubrica, o in generale qualche nostra puntata, le potete trovare sulla nostra pagina Facebook al link del nostro canale YouTube. A settimana prossima appunto vi lascio con The Days Before the Fall. Buon ascolto!